Allora, Irene Patrignani, coordinatrice stampa del Padiglione Expo della Russia qui a Expo Milano 2015. Siamo verso la fine di questa bella, diciamo, esperienza, dati è un po' un bilancio di quella che è stata questa bella avventura per il Padiglione Russia. Hai detto bene, è proprio stata una gran bella avventura. Ancora mancano una ventina di giorni, quindi il vero bilancio sarà anche quello che rivelerà i premi ai vari padiglioni da parte di Expo e del Bureau. E per noi personalmente è un successo, perché tantissimi, tantissimi visitatori escono con il sorriso da questo padiglione, rimangono, entrano magari con poche aspettative, ma ne escono contenti di questa esperienza. Credo perché sia da un lato educativa, e quindi si può veramente imparare qualcosa di nuovo visitando il padiglione Russia, e anche perché è ristorativa, non so come dire. Infatti il padiglione Russia è uno dei pochi che offre anche sia bevande che degustazioni gratuite di pietanze. Questo perché un po' per simboleggiare l'animo generoso dei russi, ma anche per far aprire un mondo ai visitatori e far scoprire alcune delle pietanze che comunque dovevano essere presenti in un tema come quello di Expo. Non è l'unico lato della medaglia. Al padiglione Russia il tema è quello principale, quello della sicurezza alimentare, quindi far riflettere sul ruolo, sul grande ruolo che la Russia può dare, che la Russia gioca nel dibattito affrontato da Expo, che è quello della sicurezza alimentare, e quindi il contributo che la Russia può dare aumentando il suo potenziale produttivo e poter quindi produrre più cibo per tutti gli abitanti del pianeta. Feedback della gente che ha visitato in questi mesi il padiglione, le impressioni? Come dicevo, sono molto soddisfatti. Abbiamo un team che lavora anche sui social media e vediamo tantissima interazione sia sul canale YouTube, Twitter e Facebook, Instagram. Siamo molto seguiti, il padiglione dell'Unione Europea ci ha nominato come miglior comunicazione a Expo, il che ci ha reso molto orgogliosi, e in generale molti, sia a Expo che gli stessi visitatori, ci dicono che siamo molto attivi sia a livello di iniziative culturali, ma anche quotidianamente nelle nostre attività quotidiane che si possono fare al padiglione. Quindi il bilancio è positivo, decisamente. Bene, allora ci vedremo in Kazakistan dal 2017. Speriamo di sì, tra 2 anni. Tocca al lupo, grazie.